Salve cipollotti e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi ha una storia un po' particolare, perché in realtà è stato registrato l'anno scorso insieme a Diletta, la mia amica, che avete visto anche in altre occasioni, se non sbaglio. Ma siccome l'anno scorso non ero riuscita a montarlo prima di Natale, avevo detto vabbè, me lo tengo per l'anno prossimo. Il problema è che in un anno è andata perduta la prima parte di questo video, quindi ci sarà solo la seconda. Di conseguenza io e Diletta facciamo una cosa che non si capisce che cosa sia, e mi sembrava giusto fare questa introduzione. L'idea di questo video è partita dal fatto che io e Diletta siamo due fanatiche di Harry Potter, e ogni volta che incontriamo qualcuno, conosciamo qualcuno di nuovo, la prima cosa che ci viene da pensare è: chissà in quale casa potrebbe essere smistato. E allora abbiamo deciso di fare un video in cui immaginiamo in quali case potrebbero essere smistati i personaggi della Disney. Quindi spero possa essere divertente come video. Nel caso, fatemi sapere se volete vederne altri di simili in cui immaginiamo in quali case potrebbero essere smistati personaggi di qualunque universo, Marvel, Star Wars, non so, potrebbe diventare una serie di video, chi lo sa. Comunque, bando alle ciance, io mi tappo la bocca e vi lascio al video originale. Ok, Mike Wazowski. Mike Wazowski. Ce l'ho. 3, 2, 1, Serpeverde! Sì, dai, lui è super, super ambizioso. Selfish, sì, è proprio Serpeverde, anche verde. È vero. Bell, facilissimo. La tua... Lei è la mia principessa preferita. Sì, ed è facilissimo davvero. Esatto, sì, eccola. Più easy peasy lemon squeezy. 3, 2, 1, Ravenclaw! Sì, cioè, è proprio il prototipo. Esatto, cioè... Prototipo. Wall-E. Wow, difficile. No, forse no. 3, 2, 1, tasse rosso! Sì, direi. Dai, è troppo... Mi piace scavare nella spazzatura come i tassi. Questa cosa brutta. Kronk! Difficile. Kronk è difficile. No, è facile in realtà. Oddio, forse... Sai che... Sono indecisa tra due, ma metterò questo. Ok, pronti? 3, 2, 1, tasso rosso. E anche io ho iniziato un po' con vero, sì. Un po' sì. Tasso rosso perché, cioè, lui in pratica devolve la propria vita a Isma. E basta. Lavora tantissimo, cucina tantissimo, i broccoli, ragazzi. Broccoli. Però allo stesso tempo è un po' tasso rosso per il fatto di essere affezionato. Scusa, sì. Grifondoro. Per il fatto di, non lo so, comunque coraggioso in quello che fa. Ma insomma è coraggioso perché è scemo. Che vero. Come un vero Grifondoro. No, niente contro Grifondoro. No, però un po' incosciente. Impavido di quelli che un po' incosciente. Vanno, tipo, un esempio a caso. Seguire dei ragni dentro un bosco. Merida. Merda. Oddio, sai che invece io non lo so. No, forse sì. Sì. Io non sono curata al 100%. Vai. 3, 2, 1, Gryffindor. No. Sì. Cioè, proprio anche lei, super. Poi. Capelli rossi. Buon coscienza. Capelli rossi. Arco di seconda mano. Deve essere una Weasley. Buzz Lightyear. No, lo so. Io no, invece. Sono indecisa tra due, posso metterli entrambi. Vabbè, sì. Vado. Non ci sono regole. 3, 2, 1. Serpeverde. Io ho messo Serpeverde e Grifondoro, perché lui comunque è molto coraggioso, aiuta i suoi amici. Però è super ambizioso. Però è super ambizioso, cioè, quindi sì. Sì, è vero. È un mix. Fossi il cappello parlante, davvero non saprei dove ti colloco. Comunque, cosa avete notato? La bruttezza dei nostri disegni. Cioè, il leone penso sia il peggiore in tutti e due i casi. È uscito. No, bruttissimi. Ma però vorrei far notare il mio corvo nero, che sembra uno pterodattilo. Il mio corvo nero ha il becco e il sorriso. Cioè, è orribile. Flynn Rider. Flynn Rider! Ah, lo so già chi è a noi. Sono incerta tra due, però sceglierò questo. 3, 2, 1, Grifondoro. Serpeverde. Ero incerta con Serpeverde. Perché è un po', sono meglio io lui, Lui è un po' sono meglio io, però comunque è molto molto ambizioso, molto selfish, cioè... Sì, è un pochino egoista. Però è ambizioso lui. Sì, il suo più grande sogno è essere ricco. Ah, me l'ho dimenticato, ragazzi, Rapunzel devo metterlo visto una sola volta. Gravissimo. Trilli. Trilli, facile. No, per me invece no. No? Io so. Bevo un po' di tè, mentre Giulia pensa. Ok, va bene. 3, 2, 1,
Sempre verde. Anche io, ok, allora sì, sono d'accordo. Sì, sì. Lei è... Perché è super gelosa, è super... Peter Pan è mio, non me lo tocchi, sì, bastarda. Vero, vero. E poi... Sì, esatto. No, l'avevo visto un po'... Come si dice? Non mi viene la parola. Di quelle persone che vogliono tutto per loro, tutto io, un po' accumulatore seriale di persone. Non so come spiegarlo. Ah, boh, vabbè, però ho capito. Capito? Sì, sì, sì. Timon! Timon lo so. Anch'io. Uno, due, tre. Serpe verde. Grifondoro. Ok, dimmi perché è Grifondoro. Beh, Timon fa un sacco di cazzate, un po' incosciente, poi sempre con il suo migliore amico... Cioè, Pumba è Ermeglio insieme a me. E io sono figo, so bello. Secondo me invece Pumba è Grifondoro. Timon, secondo me è un po' Serpe Verde. Perché guarda, che cioè, non è che sia proprio. È un bel personaggio. Ma non è proprio positivo per la crescita di Simba, secondo me. Perché, cioè, alla fin fine ci rendiamo conto che l'hanno praticamente rapito. Cioè. Che non sento niente, però secondo me, non lo so, a me dà l'impressione un po' di Serpe Verde, non perché sia ambizioso, perché ambizioni non ne ha alla fin fine, perché cioè, lui è contento di mangiarsi i suoi vermetti, sì. Prima la parentesi, anche a voi facevano voglia i vermetti quando li mangiava, no, alzava la... a me tantissimo, cioè quando alzano il tronco e c'è tutte le cose colorate mi faceva un sacco di fame. Crudelia Demon. Dai, è facile secondo me. No, è un passaggio. Sì, non è facile. No, aspetta. Sono indecisa. Non vale metterne due. Come non vale? Prima valeva. Ah, terzo male più. Vabbè, ne metto due e ti do due spiegazioni diverse. Ok, bene. 3, 2, 1, Corvo Nero. Io ho messo Corvo Nero e Serpe Verde. Perché? Corvo Nero per la creatività, tra virgolette, perché lei fa le pellicce, fa la modaiola fica. E Serpe Verde perché è super egoista. Secondo me è quello che il discorso mi hanno fatto prima, che loro non sanno, prima che... secondo me i Corvo Nero possono essere egoisti, nel senso che quando si fissano su una roba che è quella lì, cioè sulla loro ossessione, che a volte non viene anche molto capita, il caso di Crudelia è un'ossessione assolutamente negativa, cioè uccidere cuccioli, ma lei è talmente ossessionata da quello e talmente la sua vita si incentra su quello che tutto il resto del mondo non esiste più. E okay. Per questo secondo me è Corvo, Corvo Nero. Nero. Ci sta. È l'ultimo, ma non per importanza. Jack. Jack di The Nightmare Before Jack Christmas. Scaletorno. Ok. Ce l'ho. Anch'io. Guarda, secondo me lui è... Sì. 3, 2, 1. Grifondoro. Troppo sì. Grifondoro. Troppo Grifondoro. Troppo. Sì, sì, assolutamente non mi sembra. Bravo Jack, bravo Gabo. È il più bravo delle tutte. Di qua di là e appena sfuma un po', pam, va a rubargli il ruolo all'altro. Sì. Classic Harry Potter questa. Classic Harry Potter. In questo video quindi, abbiamo un po' smerdato tutte le case, ma noi vogliamo bene davvero tutti, perché abbiamo davvero detto solo cose negative. Ogni sì. casa ha la sua cosa positiva, la sua cosa negativa. E tipo, a me piacciono tutti. Anche a me. Non c'è nessuno che direi non vorrei essere in quella casa. Tranne forse. Esatto, tranne Tasso Rosso. Più che altro perché non mi sento Tasso esatto, Rosso. Per cioè, niente. Esatto, non sono una tassa rossa. Tassa rossa. Quindi il video... Oh, di letto sta bene il tè. Bravo. Il video si conclude qua, io spero che vi sia piaciuto. Non lo so, magari lasciate qui sotto secondo voi chi invece... Cioè, se non la pensate come noi sulle case... Scriveteci chi secondo voi invece era di un'altra. Anche cioè, secondo tipo, me, cioè è super soggettiva come cosa. Sì, cioè tipo Jack parlare. Noi diciamo che Grifondoro secondo voi invece è un Hufflepuff o un Corvo Nero, un Serpe Verde, non l'abbiamo. Quindi come al solito qui sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social e i canali YouTube per cui lavoro. Io ringrazio Diletta per essere stata qui con noi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao cipollotti! Ciao!